Buongiorno a tutti, oggi preparo una crostata di ricotta e pasta frolla con la farina di cocco. Mi occorrono 300 g di farina, 100 g di farina di cocco, mezza bustina di lievito per dolci, limone grattugiato e un pizzico di sale, 2 uova intere e un tuorlo, 150 ml di olio e 180 g di zucchero per la pasta frolla. Per il ripieno 500 g di ricotta, un uovo intero, un po' di vermouth, 100 g di zucchero e bucce di arance candite. Inizio la preparazione. Mischio le due farine, metto il lievito, il pizzico di sale, la buccia grattugiata di un limone, lo zucchero, io metto olio d'oliva, si può sostituire anche con olio di semi o burro. Bevo e ora impasto. Metto un po' di farina, così la vado a stendere per metterla nella teglia. Naturalmente i 3/4 li metto sotto la teglia e 1/4 lo lascio da parte per le strisce di sopra. Ho messo un po' di farina, adesso la stendo. Ora prendo la misura della teglia, il diametro è di 28 cm. Ora la giro nella teglia. Coto i bordi pure.
la teglia è foderata. Ora preparo la ricotta. Metto l'uovo, mezzo bicchierino di vermut, lo zucchero e metto delle bucce di frutta candita fatte da me. Chi non ce l'ha li può comprare. Ne metto 3 cucchiai. Una volta amalgamato tutto, lo vado a versare sulla pasta. Ora preparo le strisce. Una volta terminata la vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 fino a cottura. Dopo 45 minuti eccola pronta. Una volta raffreddata le passo sopra un po' di zucchero a velo. La proviamo. Grazie per la visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.